Procedendo con il resto dell'impianto, possiamo vedere il mixer al quale sono già state collegate le casse con questi due jack che non vanno scollegati e al quale sono collegati già i due microfoni in dotazione nella sala. Per iniziare la regolazione, è buona regola partire con tutti gli equalizzatori flat, tutti i gain a 0, volumi a 0, master a 0, e tutti i pump pot e manopole effetti rispettivamente in centro e a zero. Come prima cosa mettiamo lo slider del master sullo 0 dB, che c'è una scala graduata esattamente vicino al fader, e con il volume del canale in questione a zero avremo tutto spento. Come prima cosa facciamo l'esempio della regolazione di un microfono. Partiamo col mettere il volume del canale a metà e iniziamo ad alzare il gain finché raggiungiamo il volume necessario, provando sul microfono. Come si sente, già comincia a partire un fischio. Questo perché il gain comincia a diventare troppo alto. In questo caso basta abbassarlo di un pelino e non abbiamo più il fischio. Dopodiché il gain è regolato e non va più toccato assolutamente, perché abbiamo raggiunto la regolazione ottimale. Da questo punto in poi possiamo passare a regolare l'equalizzatore a tre bande, che abbiamo alti, medi e bassi, l'effetto, che possiamo aggiungere ad esempio un riverbero, e il volume, nel caso sia necessario alzarlo o ad abbassarlo rispetto agli altri strumenti, e in caso anche il pan per spostarlo da un lato all'altro della sala. Per quanto riguarda l'effetto, abbiamo questa manopola che sta su ogni canale, la manopola blu, che regola la quantità di segnale che va nella mandata effetti, che è questa sezione qua sotto il display, e praticamente abbiamo la possibilità di regolare, di selezionare il tipo di effetto con questa manopola rotativa a scatti e avremo un numero sul display che corrisponde a uno dei numeri che sono scritti qui di fianco su questa tabellina. Possiamo scegliere fra vari tipi di riverberi, delay, chorus, eccetera. Quindi arriviamo nella posizione del riverbero o del qualsiasi effetto desiderato e premendo la manopolina lo selezioniamo. Esattamente sotto abbiamo il ritorno dell'effetto nell'uscita e io consiglio di regolarla a metà. Così abbiamo una regolazione media e dopo di regolarci semplicemente con la singola manopola di ogni canale. Per quanto riguarda altri strumenti, ad esempio tastiere o chitarre acustiche, specialmente strumenti attivi, tipo appunto le tastiere, o semplicemente si può verificare se una chitarra è attiva o meno, controllando se viene utilizzata una batteria per alimentarla, vanno collegate sui canali, sui altri quattro canali non microfonici, in modo tale da non rischiare di rovinare i preamplificatori dei primi quattro canali che sono molto più sensibili. Quindi, se utilizzeremo una tastiera, partiremo dal canale 5-6 fino all'11-12, che sono quattro canali stereo, e o la colleghiamo in stereo, quindi su tutti e due ingressi, che andranno poi sul rispettivo canale qui sotto, o su uno solo dei due. Nel caso utilizzassimo in mono il canale, dobbiamo mettere il jack nell'ingresso L. In questo caso non c'è nessuna manopola di gain.
quindi regoleremo semplicemente il volume del canale in questione, tenendo ben presente che l'importante è non esagerare con il volume in uscita dello strumento. Quindi ad esempio su una tastiera terremo il volume molto basso, sotto il quarto della scala, e semmai alziamo di più il volume sul canale del mixer. Un'altra cosa marginale ma non meno importante può essere questo tastino che sta su ogni canale, che si chiama low cut, che è praticamente un filtro che taglia le frequenze sotto i 75 Hz e quindi evita di creare rimbombi sulle bassissime frequenze. Gli altri tasti del mixer sostanzialmente non vanno toccati perché non sono necessari per l'utilizzo che si deve fare. Le uniche cose che potrebbero servire sono ad esempio l'alimentazione Phantom Power, in caso che qualcuno porti un microfono a condensatore da collegare sugli altri canali o su questi staccando, però dopo rimettendo i cavi al loro posto. In questo caso il microfono va collegato sul canale in questione, va acceso il tastino, si vede che si accende questo LED che è con l'indicazione più 48 volte, che serve ad alimentare il microfono in questione, solo, ripeto, per microfoni condensatore, non microfoni dinamici come sono questi in sala. Un'altra roba che può essere utile, ad esempio, è utilizzare il Phantom Power per alimentare dei preamplificatori di certi strumenti, ad esempio certi violini hanno il preamplificatore alimentato a Phantom Power. Un'altra cosa utile può essere, per qualcuno che utilizza basi o semplicemente per ascoltare dei pezzi da un lettore MP3, il cavetto in dotazione, che prevede da un lato un mini jack stereo da collegare su un computer, su un lettore MP3 o qualsiasi cosa, e dall'altro lato due jack stereo che vanno collegati su uno dei canali stereofonici che sono presenti in questa sezione del mixer, ad esempio l'11-12, per non andare ad occupare gli altri canali disponibili. Su questo altro lato attaccheremo il lettore in questione, e anche qui vale lo stesso discorso delle tastiere, ovvero tenere il volume abbastanza basso sul computer bar lettore MP3 e piuttosto alzare il volume in questione del canale. Per ultima cosa, vale lo stesso discorso detto prima per le casse: il mixer non va scollegato dall'alimentazione né con la presa a terra né quantomeno scollegato questo cavetto dietro dell'alimentazione del mixer, anche perché dentro a questa presa ci sono dei piedini molto piccoli e molto fragili che si possono rompere facilmente. E buona regola, finite le prove, ritornare col master a zero e volendo anche con tutti i volumi a zero, in modo tale da riportare uno stato iniziale per i prossimi utilizzatori.